conforta l'esito del tavolo tecnico del 18 gennaio sulla frana del Ruinon, verificato lo stato di attuazione delle attività svolte e programmate negli ultimi 2 anni per una decina di milioni di euro, urgenti determinanti per stabilizzare il versante, la regimazione parziale dell'acqua sul torrente confinale effettuata dal Comune, il potenziamento del vallo paramassi in terra armata e nuovi tombotti da parte di ANAS, gestore della strada. Nel 2021 molto contenuti i dati sullo spostamento del corpo frana, riferisce ARPA, nulle le criticità, tolti fra pochi giorni semaforo e radar Doppler, resta in funzione quello sul corpo frana in capo ad ARPA, pronti a partire interventi definitivi di canalizzazione e drenaggio di tutto il versante, appaltati dal Parco Nazionale dello Stelvio per oltre 6 milioni di euro, mentre proseguono i lavori di progettazione del nuovo tracciato Calvarana-Balanzona sulla strada di emergenza Sant'Antonio-Santa Caterina, a garantire un'alternativa viabilistica anche d'inverno in caso di emergenza. A parte l'anno 2021 che è stato un anno tranquillo sia per l'amministrazione sia per la popolazione che per i turisti, sicuramente i due o tre anni precedenti ci hanno visto coinvolti in maniera importante con travagli anche interiori molto, molto, molto difficili da gestire, perché l'emergenza era effettivamente grossa. L'amministrazione adesso è abbastanza soddisfatta perché il risultato che si è ottenuto, grazie a tutti gli enti e grazie a tutti coloro che si sono adoperati per dare una mano, è un risultato importante, è un risultato che ha evidenziato, è dovuto appunto a un lavoro di squadra e alle molte sollecitazioni che la nostra amministrazione ha fatto in questi appunto anni di emergenza. Un esame con l'inizio della primavera, e lì si vedrà se, ma noi crediamo di sì, se questi interventi sono stati validi e ci porteranno a una tranquillità. Sarà nostra premura comunicare ulteriori aggiornamenti in funzione dell'evolversi della situazione e se ritenuti necessari, dice il sindaco Angelo Cacciotto. Sistemare quel corpo frana e renderlo sicuro porterà a migliorare anche dal punto di vista turistico, perché 2 anni fa abbiamo avuto dei grossi danni dovuti appunto a questa chiusura della strada e questa insicurezza, perché giustamente le persone poi avevano timore di affrontare una situazione precaria, per cui magari sceglievano altre destinazioni turistiche. Il futuro non così immediato riserva interventi decisivi, il bypass idraulico 40 milioni di euro, quello stradale per oltre 100, ora sul tavolo di regione e governo, che dovrebbe essere la soluzione definitiva al problema, non solo di Valfurva ma di tutta l'Alta Valle, dice l'amministrazione comunale. Siamo vigili per vedere se sarà opportuno portarla avanti e in che tempi. Ricordiamoci che il lavoro fatto è stato un lavoro ed è un lavoro veramente importante sia dal punto di vista finanziario che dell'impegno di tutti quanti.